Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con gli esami di maturità 2019 perché con lo scritto di italiano sono iniziate le ultime prove per gli studenti abruzzesi. Fra le tracce a disposizione Ungaretti con la poesia Il porto sepolto e poi per il tema di attualità, la figura di Gino Bartali, campione di ciclismo ma anche di generosità, e la figura del generale Dalla Chiesa. Tra le altre tracce anche l'eredità del Novecento, era anche oggi esame per i cosiddetti millennials, i ragazzi nati nel 2000. Allora, per vedere com'è andata questa prima prova, siamo in diretta con Teramo, con la nostra Tania Bonici Castelli, che vedo in compagnia del vice sindaco di Teramo, Maria Cristina Marroni, con delega alla pubblica istruzione. Buon pomeriggio Tania, buon pomeriggio ovviamente anche al vice sindaco. Allora, raccontateci com'è andata questa prima giornata agli esami di maturità 2019. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori di TV6. Noi siamo in diretta da Teramo e siamo qui davanti al liceo classico Melchiorre Delfico, dove gli studenti stanno per terminare la loro prima prova scritta di questi esami di maturità 2019. Abbiamo scelto il liceo classico di Teramo perché è la scuola più antica della città. Nata dal Real Collegio nel 1813, si è poi trasferita qui a Piazza Dante nel 1824. Per quanto riguarda le tracce, come stavi dicendo, i docenti dicono che sono piaciute moltissimo agli studenti, hanno apprezzato molto la poesia di Ungaretti, ma anche il tema argomentativo, quello che parla del rilancio, il futuro del nostro paese attraverso il patrimonio culturale e anche e soprattutto la storia coraggiosa di Bartali, il ciclista campione che salvò moltissimi ebrei nascondendo dei documenti compromettenti nella sua bicicletta. Ma prima di dare la parola ai ragazzi, io sono qui in compagnia col vice sindaco di Teramo, Maria Cristina Marroni, che è anche una docente del liceo, che ha scritto a quattro mani con il sindaco D'Alberto una bellissima lettera di augurio a questi ragazzi che affrontano questa prima grande e importante prova della vita. Maria Cristina, cosa auguri loro? Auguro ai ragazzi di avere un risultato ovviamente positivo da questo esame di Stato, ma auguro soprattutto di ricordare questo momento come uno dei momenti più significativi della vita studentesca di un alunno. E dicevamo ieri con il sindaco che l'esame di Stato rappresenta uno spartiacque fra l'età adolescenziale e l'età appunto della maturità, come si dice sempre, l'esame di Stato, l'esame della maturità. E quindi gli auguriamo di viverlo con la serenità, nonostante sia comprensibile avere paura e avere anche un po' uno stato d'ansia. Tuttavia, anche qualora non dovesse corrispondere poi l'esito dell'esame alle aspettative, è sempre una prova che varrà per la vita, perché dicevamo ieri nella lettera, gli esami cominciano oggi, ma in realtà gli esami durano tutta la vita e quindi dobbiamo sempre tutti quanti affrontarli con coraggio e con determinazione. Gli abbiamo scritto: abbiate coraggio, soprattutto di essere in primis voi stessi, quindi con la vostra autenticità, con la vostra determinazione e con il vostro carattere, questo soprattutto nella prova orale. Quindi non abbiate paura, non abbiate timore, ma dimostrate quello che siete con appunto coraggio e determinazione. Allora, abbiate coraggio, noi qui abbiamo dei ragazzi che hanno avuto coraggio, prego, avvicinatevi. Allora, tu quale traccia hai scelto? A2 di Sciascia, era un estratto del libro di Sciascia, Il giorno della civetta. Perché hai scelto proprio questo? Innanzitutto perché la tipologia A era quella su cui so aggiustare un po' di più, poi perché mi piace un sacco l'argomento in questione, cioè bisogna parlare di queste cose, soprattutto nei giorni nostri, dove si è un po' affievolita, secondo Quali me, cose, diciamolo bene. la mafia e tutta la questione, diciamo, del sud, perché molti pensano che la questione sia confinata solo al sud, invece no, è ben diramata su tutta la penisola, secondo me. Sei soddisfatto di quello che hai scritto? Sì, abbastanza, sì. Allora, Giulio, tu invece cosa hai fatto? Io ho fatto la tipologia B, tipologia B2, quindi il testo argomentativo. Avrei preferito fare la tipologia C, però le tracce proposte non mi sono interessate così tanto, quindi ho Quindi tu che preferito. cosa hai scritto? Cosa hai raccontato? Allora, la mia traccia partiva da un estratto che raccontava l'esplosione di una bomba termonucleare
nel Pacifico per raccontare come la ricerca scientifica, se non si pensano alle conseguenze che essa possa avere, può essere disastrosa. Quindi io ho raccontato quello che secondo me può succedere, ad esempio dall'invenzione della plastica. Sappiamo che questa ora causa un grande inquinamento al giorno d'oggi, pur essendo un materiale così straordinario come è stato e prometteva di essere alla sua invenzione. Avevate paura di questi esami? Per la prima prova di italiano no, per quella di domani un po' di ansia, non paura. Avete cercato su internet una traccia ieri? No, una traccia no, però diciamo abbiamo cercato quali potevano essere gli argomenti. Ad esempio io mi aspettavo l'ecologia, il tema ecologico. Quindi insomma ti sei avvicinato. E poi una domanda che fanno in molti: cosa avete mangiato? Perché l'alimentazione è anche importante quando si fa un esame. Stamattina che hai mangiato? Latte e biscotti e basta fino adesso, sto completamente a digiuno. E tu? Io tè, pane e marmellata. Benissimo, bene, ottima alimentazione e ottimo esame, grazie, in bocca al lupo. Io volevo dirvi anche che abbiamo intervistato la vice preside del liceo classico Melchiorre Delfico, Sara Angelini, abbiamo chiesto lei come sono andate le procedure di accoglienza questa mattina dei ragazzi, molto serene, i ragazzi erano tranquilli, hanno potuto portare con loro solo la penna e un vocabolario. Per quanto riguarda cellulari e dispositivi sono stati consegnati tutti ai presidenti di commissione, insomma tutto è andato bene. Ascoltiamo le parole di Sara Angelini. Professoressa, come ha trovato i temi? Analizzabili a diversi livelli, nel senso comunque fattibili. Possono essere interpretati a diversi livelli di approfondimento, quindi credo che i nostri ragazzi sono molto sereni, quindi penso che tutti siano assolutamente nelle condizioni di svolgere nella maniera più opportuna il loro lavoro. È chiaro che sono tracce molto interessanti, anche molto legate a tematiche del quotidiano, tematiche di interesse sociale di un certo spessore, e pertanto i ragazzi nella loro diversità possono leggerli con competenze diverse, insomma con anche senso critico insomma diverso. Qual è il tema che secondo lei hanno preferito di più? Se devo parlare dei miei studenti, sicuramente credo l'analisi, io non sono membro interno quest'anno, ipotizzo l'analisi del testo, la tipologia A, nello specifico il testo di Ungaretti, perché rientra assolutamente nelle possibilità tecniche, è una certezza, io la consiglio sempre per un approccio di certezza. In generale ho visto, facendo un giro, una scelta diffusa della tipologia B, che poi è quella un po' più complicata. Il tema sulla cultura. Sì, però insomma che richiede una analisi di un testo argomentativo e allo stesso tempo la produzione di un'argomentazione insomma articolata sulla base di quella tematica. Di conseguenza insomma io la trovo abbastanza impegnativa come tipologia, però i ragazzi sono stati molto stimolati credo proprio dagli argomenti. Ho visto che c'è Come è andata questa mattina quando sono entrati? I ragazzi sono stupendi, sono sempre molto carini da guardare in queste circostanze, perché mostrano tutta la loro, noi li amiamo molto, quindi in questi momenti ancora di più. Erano qui fuori in ansia davanti alle porte chiuse, perché chiaramente c'è un aspetto formale piuttosto insomma da tutelare. Cosa possono portare dentro l'aula? Possono portare esclusivamente la loro penna e un vocabolario della lingua italiana per quanto riguarda oggi, poi gli strumenti specifici delle seconde prove domani. E i cellulari? No, assolutamente no, ma poi insomma tutti i vari dispositivi vengono opportunamente consegnati al presidente, che ha del materiale di supporto dove lasciare e custodire questo materiale, assolutamente. Bene. Quindi oggi tutto tranquillo? Noi siamo tranquilli. Quanti studenti stanno facendo l'esame di maturità al liceo classico di Teramo? Al liceo classico di Teramo sono più di 100 studenti a fare, adesso il numero esatto mi sfugge, però insomma
insomma sono parecchie, sono più di 100 studenti, ma insomma sono tutti molto molto tranquilli. E allora queste le parole del vicepresidente Sara Angelini. Noi a Teramo stiamo per tornare perché dopo due ragazzi adesso è il turno di una ragazza. Torno da te Tania, poi ovviamente una volta ascoltata la ragazza che è al fianco ho anche una curiosità: te che traccia avresti scelto di quelle proposte? Ma hai tempo un po', qualche secondo per pensarci, a te. Jacopo, allora noi siamo qui in compagnia di questa bellissima ragazza Sara che ha scelto la traccia che parla appunto del rilancio del futuro del nostro paese attraverso il patrimonio culturale. Perché ti è sembrata più adatta a te? Perché facendo il coreutico comunque è una scuola abbastanza culturale, quindi trattava dei temi come l'arte, la musica, anche la danza, e mi sono sentita più a mio agio fare questa traccia rispetto alle altre. Senti Sara, ti posso chiedere, tu cosa vedi nel tuo futuro? Allora, io penso che continuerò con la danza, andrò a fare qualche scuola professionale e poi si vedrà. Come è andato questo ciclo di studi a Teramo? Bene, sì, tranquillo, bene. Sereno. Si vede dal tuo viso. Io Jacopo avrei scelto la traccia su Bartali perché il fatto che lui abbia salvato tante persone, che abbia aiutato gli ultimi, è veramente una cosa meravigliosa. Avrei scritto di lui, anche se non conosco molto bene la sua storia, ma insomma avrei sicuramente magnificato quello che lui ha fatto. Io prima di chiudere il collegamento però ti volevo anche spiegare perché questa bellissima scuola è tutta coperta da impalcature. Il liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo ha subito delle lesioni durante il sisma del 2016, sono stati fatti dei lavori, però questi lavori si stanno per concludere, è stato rifatto il tetto, c'è un rifacimento un po' complessivo della scuola che è magnifica ed è il fiore all'occhiello di questa città. Quindi ad agosto termineranno i lavori e possiamo dunque dire che il liceo Melchiorre Delfico a settembre riacquisterà tutto il suo antico splendore. Da Teramo è tutta a te la linea. Grazie, grazie Tania, grazie ovviamente in bocca al lupo ai ragazzi che oggi hanno concluso la prima prova, ma da domani si torna sui banchi per la seconda prova, a seconda ovviamente delle scuole di riferimento. Bene, noi con gli esami per il momento chiudiamo la pagina dedicata agli esami di maturità e parliamo di politica. Andiamo a Chieti perché i 5 consiglieri comunali di Forza Italia, che con la loro mancata partecipazione in aula avevano portato alla mancata approvazione del bilancio e alle dimissioni del sindaco Umberto Di Primio, oggi hanno spiegato le loro ragioni respingendo al mittente quelle che sono state definite accuse di tradimento. Il servizio di Paolo Renzetti. Vi giuro, il sindaco dimissionario di Chieti ha parlato di ricatto da parte di Forza Italia. Nessun ricatto. Noi abbiamo semplicemente presentato 5 controdeduzioni al documento unico di programmazione. Quindi tra queste 5 controdeduzioni c'è la cosa più importante che riguarda la società Teati Servizi. A pagina 68 del documento unico di programmazione si parlava di una riduzione dell'aggio dell'1,20%. Quindi noi non abbiamo fatto altro che trovare soluzioni per non far fallire la società. Nel senso, abbiamo chiesto, va bene la riduzione al 2%, però bisogna stabilizzare i lavoratori vincitori di concorso, concorso regolare, concorso dove hanno partecipato 3.000 candidati, concorso con commissione esterna, con graduatoria regolarissima. E quindi, come dice il sindaco Umberto Di Primio, per gli altri 28 dipendenti iniziare a fare l'avviso pubblico e quindi stabilizzarli e trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Questo perché? Perché in questa maniera si andrà a risparmiare la bellezza di 100.000 euro, quindi andiamo a ammorbidire la perdita di 252.000 euro di meno entrate. Avevate anche chiesto le dimissioni dell'assessore Di Biase? Sì, abbiamo chiesto anche le dimissioni del assessore Di Biase perché nel settore commercio dal 4 anni a questa parte non si è concluso nulla. Lei aveva un solo obiettivo, quello del piano commercio che non è stato portato in consiglio, e poi anche per il carattere che ha, un carattere scontroso, presuntuoso, amante delle proprie idee, quindi si scontra con tutti, non solo con gli organizzatori di eventi. Ho visto dei video qualche tempo fa che andava in giro per i web dove lei si scagliava in maniera accanita contro questo signore, ma anche
anche contro i consiglieri comunali. Questa è una cosa gravissima. I consiglieri comunali sono la colonna portante dell'amministrazione pubblica, quindi devono essere rispettati, perché senza il loro appoggio non si va da nessuna parte. A questo punto potrà esserci un passo indietro da parte vostra con il ritiro delle dimissioni del sindaco Di Primio per evitare il commissariamento? Io sono disposto a incontrare il sindaco in qualsiasi momento e trovare una soluzione per poter proseguire questa consigliatura. Cronaca adesso: beni ritenuti provento di attività illecite intestati a prestanomi di due famiglie partenopee residenti a Martinsicuro sono stati posti sotto sequestro dalla DDA dell'Aquila. Si tratta di case e garage a Martinsicuro in Val Vibrata e a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, oltre a un negozio a Napoli, a conti correnti e depositi bancari per un valore complessivo di 650.000 euro. Nei guai, in seguito alle indagini della questura di Teramo, due campani ritenuti dagli inquirenti con ruolo attivo nell'ambito dell'associazione criminale di cui sono accusati di far parte, a cui sarebbero da ricondurre una serie di colpi e rapine con modalità pendolare presso supermercati e esercizi commerciali all'ingrosso del nord Italia. E cambiamo argomento adesso. Dopo la conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, che aveva illustrato la situazione delle strade e parlato dei fondi disponibili, oggi è arrivata la risposta dell'ex presidente dell'ente, Antonio Di Marco, che rivendica il buon lavoro fatto dalla precedente amministrazione. Lo ascoltiamo. Presidente Di Marco, a distanza di qualche giorno lei torna a parlare dopo la conferenza stampa del presidente attuale della provincia di Pescara, Zaffiri, che ha definito un Collodi, che dice bugie, perché? Ma intanto mi ha consentito una prateria il presidente Zaffiri, cioè mi ha convocato a parlare di nuovo nella provincia di Pescara, qui nella Sala dei Marmi, dopo 8 mesi. Avevo scelto di dargli, come dire, la possibilità di amministrare in tranquillità, sapendo che era in consiglio provinciale all'opposizione, quindi sapeva anche bene il lavoro che avevo compiuto, anche concertato con l'opposizione. Invece ho dovuto, ahimè, avvertire una difficoltà, sarà dettata dal caldo, dalle difficoltà di questi giorni, e che è quella di dire che il lavoro che si sta per determinare sul territorio è frutto di un lavoro concertato da lui e dal presidente attuale della Regione. Ma cosa che, insomma, a chi si intende di pubblica amministrazione, chi ha un'opinione adeguata rispetto al lavoro che ci si mette, è chiaro che è un lavoro fatto da noi che abbiamo amministrato precedentemente questa provincia. È stucchevole sapere che si parla di masterplan, ma questo è stato già detto quando il masterplan è stato contestato al centrodestra in ogni luogo, in ogni giorno, prima della campagna elettorale e dopo la campagna elettorale. Oggi si annuncia, dopo le elezioni nei vari comuni, che grazie ai fondi masterplan si risolverà il problema della viabilità. Io non avevo dubbi allora, non ho dubbi oggi a dire che è grazie a questi fondi che si potrà fare qualcosa di buono nella provincia di Pescara, così come nelle altre 3 province, ed è l'unico caso in Italia, tra l'altro, con il presidente D'Alfonso, che diede fondi alle province, a differenza di altri presidenti di regione che non hanno scelto invece il sostegno alle province. Ma dico anche ancora che 3 appalti dei fondi masterplan sono stati proprio definiti nelle procedure nel tempo della mia presidenza, e dico anche a Zaffiri che quando parla di una struttura disorganizzata deve sapere che il primo atto che lui ha potuto fare, cioè la nome del dirigente tecnico, lo ha potuto fare grazie al bilancio di previsione che io ho approvato nel 2018 e che metteva in evidenza le risorse necessarie per un dirigente tecnico che noi prima non abbiamo avuto per circa un anno. Rimaniamo in provincia di Pescara, ma ci spostiamo nell'area vestina, perché ancora alla ribalta l'ospedale San Massimo di Penne. Questa volta a far parlare di sé l'unità complessa di medicina che, grazie anche ad una periodica collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma, stanno ottenendo risultati importanti, soprattutto con i pazienti selezionati per il trapianto di fegato. Vestina News. In attesa che la Regione Abruzzo riorganizzi la sanità regionale, si punta a un ospedale di base qui al San Massimo di Penne. Un'altra eccellenza spicca nell'ospedale dell'area vestina è quella del reparto di medicina in Day Hospital del dottor Dante Orlando e Giuliano Delle Monache, che negli scorsi giorni hanno attivato una collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma per quanto riguardano i pazienti destinati a trapianto di fegato. Abbiamo coltivato
arrivato in particolare da molti anni a questa parte una particolare attenzione alle malattie di fegato in tutte le loro manifestazioni, e in particolare abbiamo avviato da qualche tempo questa collaborazione anche grazie a una convenzione stipulata a suo tempo dalla Regione Abruzzo con il Policlinico Gemelli, che ci permette di fare un passo in più, cioè di arrivare anche ad avviare i pazienti che non possono più usufruire di terapie più conservative anche al trapianto di fegato in condizioni di collaborazione direi ottimale, e colgo questa occasione anche per ringraziarli pubblicamente. In più noi cerchiamo di offrire un servizio, diciamo, all'altezza delle conoscenze mediche migliori attuali, aperto anche al territorio extra ASL di Pescara, extra area Vestina, e in questo abbiamo degli ottimi riscontri, abbiamo avuto perfino pazienti che si sono fidati di noi pur provenendo dalla celebratissima regione Lombardia. Non posso ringraziare ulteriormente i medici della medicina dell'ospedale di Penne. Trattano anche dei noduli epatici, quali pazienti che non deve essere operato. Vanno alla dermoablazione da 20 anni con spirito di umanità verso questi pazienti, facendo anche oltre l'orario, se li chiamo. Le persone che hanno bisogno sono sempre loro disponibili, sia al post-operatorio ma soprattutto anche in questa eccellenza che loro fanno in Abruzzo, che forse è l'unica sede delle dermoablazioni per questi noduli. Il sindaco di Popoli, Concezio Galli, si è detto soddisfatto della conclusione positiva della vertenza a Terme con gli impianti del pescarese, che hanno ripreso la propria attività a pieno regime. Resta aperta invece la partita relativa all'ospedale, su cui pende la mannaia del decreto Lorenzin sulla chiusura dei piccoli nosocomi. La chiusura dell'ospedale di Popoli è congelata da un decreto dell'ex giunta regionale di centrosinistra, ma il sindaco Concezio Galli non abbassa la guardia. È stato già richiesto, dice, un incontro con il nuovo assessore alla sanità, Nicoletta Verì. Allora, io innanzitutto ci tengo a dire che non dobbiamo parlare assolutamente di chiusura dell'ospedale di Popoli. In questo momento la situazione, a seguito del decreto di 2 anni fa, del precedente governo, risulta congelata. C'è un lavoro che va ripreso e va affrontato. Stiamo chiedendo un incontro all'assessore regionale perché vorremmo un attimino riportare l'attenzione sul nostro presidio e cercare di portare avanti un discorso che possa dare nuove opportunità a questa struttura. Per quanto riguarda le terme, il 10 di giugno hanno regolarmente ripreso le attività. Lo stabilimento in questi giorni è meta di tante persone anche da fuori regione, e quindi diciamo che in linea di massima sono garantiti i livelli non solo essenziali ma tutti i livelli che le terme possono i vari servizi che possono offrire. Quindi diciamo che da questo punto di vista non solo come amministrazione ma anche tutti gli operatori e la comunità in generale stanno abbastanza tranquilli. Il progetto Housing Care, la fabbrica del benessere di Teramo, punta sull'innovazione tecnologica e la telemedicina. I temi sono stati affrontati nel corso di un incontro con Exprivia S.p.A., che fornerà i servizi attraverso i propri dispositivi. Dalla possibile intesa, l'innovativo progetto teramano potrebbe diventare un modello da replicare su scala nazionale. Consideriamo l'esperienza di Housing Care un'esperienza molto interessante come sito pilota per poter sperimentare un nuovo modello di welfare sociale, un modello di sanità di prossimità dove gli anziani che abiteranno questi ambienti opportunamente e tecnologicamente attrezzati per rendere la loro vita più facile, un'esperienza importante a livello nazionale, tant'è che a breve Housing Care entrerà a far parte del nostro consorzio. Condivideremo esperienze progettuali e faremo della fabbrica del benessere qui a Teramo un sito che si presterà moltissimo alla sperimentazione. La nostra società è presente su diversi fronti, è una società leader in Italia nel campo dell'information technology in generale,
I nostri principali clienti sono le grandi aziende che operano nei settori delle telecomunicazioni, dell'industria, dell'energia ed anche della sanità e della pubblica amministrazione. Noi operiamo su più fronti per quanto riguarda il tema in generale della sanità, quello dei sistemi informativi territoriali, cioè legare i cittadini alle istituzioni, quello dei sistemi informativi ospedalieri, seguire il cittadino che accede ad una struttura sanitaria durante tutto il suo percorso di cura all'interno di una struttura sanitaria, e poi abbiamo una presenza importante per quanto riguarda invece i sistemi clinico-medicali. Un tema a noi particolarmente caro è appunto quello della telemedicina in generale, che per noi vuol dire, avvicinare i cittadini alla cura. Il 30 giugno prossimo a Castellalto di Teramo torna la seconda edizione dell'Abruzzo Book Festival, con letture e laboratori per ragazzi. Libri e opere d'arte saranno esposti in tutti i vicoli del borgo. Vediamo. Dopo il successo dello scorso anno, si svolgerà a Castellalto di Teramo la seconda edizione di Abruzzo Book Festival, quest'anno dedicata al decennale del terremoto dell'Aquila. Un'edizione dal programma raffinato che vede la partecipazione di 13 editori abruzzesi con una trentina di autori che si avvicineranno nei salottini letterari del Belvedere di Castellalto. Secondo lei qual è il successo dell'Abruzzo Book Festival? Il fatto che all'interno dello stesso contenitore ci siano più linguaggi, più espressioni artistiche. C'è la cultura, c'è l'arte, c'è la pittura, la scultura e i laboratori per bambini. Tutti insieme offriamo un pacchetto per passare un pomeriggio, una giornata all'insegna dell'arte e della cultura abruzzese. Ma si legge ancora? Su carta? Sì, probabilmente si legge ancora e si leggerà sempre di più. Secondo me si tornerà a leggere la carta, perché il fascino della carta, l'odore della carta è insostituibile. Anche quest'anno l'arte accompagnerà l'editoria quando si darà il via a un'estemporanea di pittura, il cui premio è stato intitolato a Nerio Rosa, recentemente scomparso. Di nuovo il borgo antico di Castellalto diverrà luogo sacro dei libri e delle opere d'arte, che saranno esposte in tutti i vicoli, e i pittori con pennelli e cavalletti renderanno l'atmosfera incredibilmente suggestiva. La cultura salverà il mondo? Salverà Castellalto? Ah sì, sicuramente la cultura potrà salvare molto, soprattutto se guardiamo alle nuove generazioni. Noi come amministrazione comunale, come amministratori di un piccolo comune, puntiamo tanto sulla cultura, vogliamo rilanciarla, vogliamo rilanciare la lettura e anche la scrittura, ed è per questo che abbiamo bandito, come preannunciato lo scorso anno, un concorso letterario rivolto ai ragazzi per farli riflettere sul ruolo dei social media. Il titolo è Chat e Calamaio, con l'hashtag non influencer, per riabilitare la figura dei nonni provocatoriamente definiti influencer. Adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo con la Serie B e con il Pescara, perché prosegue l'asse di mercato con il Parma, a cui il Delfino sta per cedere il centrocampista Frank Canutè. Dezzi potrebbe arrivare in biancoazzurro, così come Da Cruz e Galano. Ma non solo questi gli affari in piedi con i gialloblu. Prestito con diritto di riscatto, questa è la formula con cui Frank Canutè dovrebbe passare nelle prossime ore dal Pescara al Parma. Che la trattativa fosse ben avviata lui si era capito con il direttore sportivo dei gialloblu Faggiano, che ha individuato nel senegalese il rinforzo giusto per rinforzare la mediana a disposizione di Roberto D'Aversa. Ma tra gli emiliani ed il Delfino l'asse di mercato potrebbe non essere concluso qui. Al di là dei nomi di Galano e Da Cruz, che eventualmente potrebbero rinforzare la prima linea di Luciano Zauri, l'idea, secondo l'edizione del Corriere dello Sport, è quella di scambiarsi Brugman e Dezzi. L'uruguaiano andrebbe ai parmensi con il centrocampista rosetano, che farebbe la strada inversa per mettersi a disposizione dell'allenatore biancazzurro. Sempre secondo il quotidiano sportivo, continua il pressing della società di Daniele Sebastiani per Nicolas Pierini del Sassuolo, mentre per bocca del direttore tecnico Giorgio Repetto sarà difficile, se non impossibile, arrivare a strappare Daniel Ciofani al Frosinone. È una pista complicatissima, ha detto il dirigente
parlando dell'eventualità di una trattativa con i gialloblu di Stirpe. Ci sono pochissime possibilità di portarlo in biancazzurro. A mio parere rimarrà ancora una volta Frosinone. Problemi di valutazione non solo, sono sincero. Ciofani per il Frosinone come Totti per la Roma. È una bandiera, ma davvero credo che resterà in Ciociaria, così Giorgio Repetto. A questo punto c'è da trovare l'uomo che possa non far rimpiangere troppo Leonardo Mancuso, in procinto di tornare alla Juventus per essere nuovamente girato in prestito all'Empoli, che da ieri ha ufficialmente un nuovo allenatore. Dopo l'addio di Andrea Zoli sarà un ex biancazzurro come Cristian Bucchi a raccogliere l'eredità del tecnico passato al Genoa per rimediare all'inopinata retrocessione nell'ultimo turno di campionato. A proposito di panchine, ne restano ancora due senza padrone, quelle dello Spezia e del Trapani. Il primo nome sul taccuino della dirigenza ligure, Vincenzo Italiano, protagonista di un'impresa proprio sulla panchina granata con la promozione in Serie B. I trapanesi invece, dopo la grande gioia, vivono un momento delicato. C'è una sola proposta per l'acquisizione dei siciliani. Il passaggio societario tra Heller e De Simone sarà formalizzato in queste ore davanti al notaio, poi si passerà velocemente all'iscrizione con il pagamento degli stipendi arretrati alla squadra e allo staff tecnico, quindi all'individuazione del direttore sportivo e del nuovo allenatore. Scendiamo in Serie C, conclusi i campionati, conclusi anche i play-off, si pensa alla prossima stagione di Lega Pro, e il Teramo, stando ad alcune indiscrezioni di qualche portale specializzato, rischia di finire nel girone meridionale che il Trapani ha appena lasciato per giocare in Serie B. Rischio girone C per il Teramo. Dopo la promozione in Serie B del Trapani, per la squadra che l'anno prossimo sarà guidata da Bruno Tedino, c'è la possibilità sempre più concreta che sia il girone meridionale, la casa della stagione 2019-2020. Questo perché le formazioni a sud dell'Abruzzo non bastano a completare un organico da 20 compagini. Allo stato attuale, infatti, sarebbero 16 se si escludono anche le due laziali, Rieti e Viterbese. L'Arzachena ha difficoltà nell'iscrizione, ma le sarde, come prassi abbastanza consolidata, finiscono di consueto nel girone nord-occidentale, tendenzialmente insieme a Liguria, Piemonte e Toscana, che è una delle regioni maggiormente rappresentate, visto che in vetta c'è la Lombardia con 9 formazioni. In un ipotetico raggruppamento a 20, come spiega anche il portale specializzato tuttoc.com questa mattina, il diavolo sarebbe in compagnia delle grandi piazze del sud. Sfide affascinanti, non c'è che dire, come quelle contro il Foggia, anch'esso in apnea coi Sannella che l'hanno messo in vendita ad un euro, Bari, Avellino, Regina, Catania e Catanzaro. Grande pubblico sia in casa che in trasferta, ma anche la sensazione che provare subito a vincere non sarà affatto semplice. Nel girone B, quello che il diavolo ha giocato nelle ultime stagioni, infatti, finirebbero una parte, ma non tutte, le lombarde, Albino Leffe, Ferrari Salò e Giana, le venete, a cui si è appena aggiunto l'Arzignano, le romagnole, ma non il Piacenza, e poi giù fino alle Marche, a quella San Benedettese che, almeno stando alla ricostruzione fatta, rappresenterebbe l'ultimo baluardo a sud del raggruppamento nord-orientale. Anche l'Umbria sarebbe divisa in due, il Gubbio più a nord andrebbe nel girone B, la Ternana più a sud andrebbe a braccetto col diavolo nella parte meridionale. Insomma, un vero e proprio girone infernale, ma solamente sulla carta in questo momento, perché dopo la deadline del prossimo 24 giugno per l'iscrizione al campionato, gli organici completi e definitivi ci saranno solamente il 12 luglio, qualche giorno prima che il Teramo parta per il ritiro, che non dovrebbe però essere più a Rivisondoli, ma in un luogo tra Celano e Pescina. La società avrà un budget importante per la categoria per far fronte ad un campionato, se le previsioni dovessero essere poi confermate alla prova dei fatti, davvero complicato. Come detto, Bruno Tedino costruirà insieme ai dirigenti un organico di livello per provare a dare una sterzata rispetto alle stagioni che il diavolo si è appena lasciato alle spalle, di sostanziale sofferenza e con il dichiarato obiettivo di mantenere la categoria. Stavolta la storia, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere diversa, ed è per questo che una volta risolti i discorsi col passato, inizierà il progetto di rilancio per una Serie C vissuta possibilmente da protagonista. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.